Gentili telespettatori, buona giornata. Taglio al reddito di cittadinanza. C'è il nuovo decreto con le nuove regole definitive. 500 euro al mese e 350 euro per chi è in età lavorativa, o meglio, per chi è occupabile, perché c'è chi può essere in età lavorativa ma non occupabile. Quindi è arrivato il testo definitivo del decreto legge per la riforma del reddito di cittadinanza. Nei prossimi giorni c'è l'approvazione definitiva. Ci sono state delle modifiche, ma senza cambiare l'impianto generale. Ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio esattamente di cosa si tratta. Il nuovo reddito si chiamerà MIA, questo lo avevamo già visto. MIA è l'acronimo di Misura per l'Inclusione Attiva, come previsto nella prima bozza del reddito. Potranno chiederlo i nuclei familiari in povertà assoluta, al cui interno vi sia almeno un minore o un anziano con almeno 60 anni o un disabile. La misura per gli occupabili si chiamerà GAL, Garanzia per l'Attivazione Lavorativa. Potrà essere richiesta da single o coppie di adulti abili al lavoro, che quindi non fanno parte di famiglie con minori, anziani, disabili, che fanno scattare il diritto a chiedere la GIL. Entrambe le nuove prestazioni scatteranno dal 1 gennaio del 2024 per gli abili al lavoro, che da agosto di quest'anno, secondo quanto stabilisce la legge di bilancio, non riceveranno più il vecchio reddito di cittadinanza. Scatterà una prestazione transitoria per coprire gli ultimi mesi del 2023. Si chiamerà PAL, prestazione di accompagnamento al lavoro. Bene, la garanzia per l'attivazione, questo nuovo nome per quelli che possono lavorare, sarà di 350 euro. Quindi non solo più bassa dei 780 che in teoria un single può prendere con il reddito, ma anche rispetto ai 375 euro ipotizzati nella prima bozza, nel caso in cui la famiglia sia composta da due adulti occupabili, il secondo percettore prenderà la metà, 175 euro, per un totale nella coppia di 525 euro. Mentre la garanzia per l'inclusione sarà di 500 euro più 280 euro per l'affitto. Quindi le famiglie che potranno chiedere l'assegno sostitutivo del reddito, cioè quelle al cui interno c'è un disabile, un minore o un anziano con almeno 60 anni, l'importo base sarà sempre di 500 euro al mese più l'eventuale parte destinata a coprire l'affitto, fino a 280 euro al mese, per un totale appunto di 780 euro. Come è stato finora, aumentati secondo una nuova scala di equivalenza che tiene conto della composizione familiare. La GIL verrà corrisposta come l'attuale reddito per 18 mesi, rinnovabili dopo una sospensione di un mese, come l'attuale reddito. Ci sono dei nuovi limiti per quanto riguarda l'ISEE. La forte riduzione del requisito di ISEE per chiedere l'assegno, dai 9.360 euro previsti per il reddito si scende a 7.200 euro. Per gli occupabili l'ISEE è ancora più basso e la GAL, scaduti 12 mesi, non sarà rinnovabile. Quindi vediamo che la stretta sul reddito è molto forte, non sparisce, ma
lo potranno ricevere in pochi. Questa stretta provocherà una riduzione appunto della platea dei beneficiari stimata in poco più di 700.000 famiglie per quanto riguarda la GIL, cui si sommeranno 213.000 persone occupabili interessate dalla GAL, la garanzia per l'attivazione lavorativa, tra i 18 e i 59 anni abili al lavoro che attualmente fanno parte di famiglie che prendono oggi il reddito, e dal 2024 426 famiglie totali della GAL, 18-59 anni, single o coppie che non potranno chiedere la GIL. Con la riforma il governo, che oggi spende circa 8 miliardi per il reddito, la spesa stimata scenderà a circa 5,3 miliardi con un risparmio di più o meno 3 miliardi di euro. E si fa molto affidamento sulla progressiva riduzione delle domande già cominciata con l'esaurirsi della pandemia e in seguito all'inasprirsi dei controlli. E sul fatto che poi gli occupabili, il sussidio di 350 euro potrà durare al massimo 12 mesi non rinnovabili. Per facilitare poi l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, visto che i corsi di formazione non ci sono, non c'erano e non ci saranno in un futuro, ci si affiderà a una piattaforma nazionale digitale istituita presso il Ministero del Lavoro. Le aziende che assumeranno i beneficiari dei sussidi riceveranno un forte incentivo, fino a 8.000 euro di sgravi per 24 mesi. Verrà infine abbassato da 10 a 5 anni il requisito della residenza in Italia, così da non discriminare le famiglie straniere richiedendo il sussidio come chiesto dall'Europa. La bozza prevede anche un inasprimento delle sanzioni per dichiarazioni false e truffe, con pene che andranno da 2 a 6 anni di carcere. Diciamo che la pena fino a 6 anni di carcere c'è anche adesso, ma realmente nessuno è mai andato in carcere per aver truffato lo Stato per mezzo del reddito di cittadinanza. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.